grande attrice e sono molto felice che sia qui, Rosanna Banfi. Grazie, grazie Rosanna, grazie. Davvero grazie. Ecco, ti hai sentito l'intervista di Valeria? E si è lasciata andare, ci ha detto veramente un sacco di cose intime. Bella, veramente intime. Mi piace perché evidentemente Valeria, quando non si sente spinta, no? Racconta. Si rilassa. Perché vorrei che la situazione sia molto rilassata. E vorrei che anche tu mi raccontassi. Io parto da quando hai deciso di fare l'attrice e mi viene in mente che tu hai detto a papà, voglio fare a tuo padre, il grande Lino Banfi, voglio fare l'attrice. Tuo papà ti portò a fare un fotoromanzo della Lancio. Però, sì, ti spiego. No, ma non penso. Raccontami. Perché io un po'... ci ho messo un po' per dirla, la verità, che volevo fare l'attrice, perché ero convinta che lui mi mettesse i bastoni fra le ruote, che lui non volesse. Sì. Allora ci giravo intorno alla cosa. Poi a un certo punto dico, senti papà, avevo già 20 anni fatti, insomma, io ci voglio provare, io nonostante te io ci voglio provare. Però volevo provare all'inizio quei fotoromanzi, andavano di moda i fotoromanzi all'epoca, no? Il viso ce l'avevo, gli occhi azzurri, i requisiti c'erano tutti. E lui mi accompagnò come le mamme delle miss, no? Mi ha accompagnato lui a fare il soprovino alla Lancio, alla Lancio. Dove non mi presero, peraltro, andò male, è stata la prima delusione. E poi, vabbè, poi cosa dopo cosa? Se, devo poi dire, ti prese lui a fare Grandi Magazzini. Ecco, grazie a papà ho fatto Grandi Magazzini. E da lì è partita una carriera, tu sai quanto ti stimo, una carriera fatta di passi piccoli ma significativi. Ogni tuo ruolo, guarda, tu lo sai, io me li ricordo tutti, è stato pensato, costruito con grande studio, perché tu poi sei fatta così. Però nella vita... tu hai dato tante gioie a tuo padre, però ho visto tuo padre solo una volta, veramente sconvolto di al dolore. Al bivio principale. Sì, al bivio principale, quando tu, tra l'altro ti avevo anche incontrato, mi avevi detto, guarda, ho sentito un nodulino, e io ti ho detto, ma guarda che secondo me Rosanna non è niente. Tu invece secondo me già sapevi. Sì, perché si sente. Me lo ricordo, perché mi dicesti, no Monica, guarda, non è così. E poi andasti subito, no? Sì. Pensavo prima, mentre parlavi con Valeria, no? Perché ho detto sicuramente il mio primo bivio è questo. Ma più che un bivio, ho pensato, è un dare precedenza, è stato questo. Perché quando ti arriva una malattia di queste, devi dare precedenza a questo. Tutto il resto viene in secondo piano. Ma quando ti hanno diagnosticato, quando hai capito che non è che il nodulino poteva essere un cancro? Quel momento lì te lo ricordi proprio? Certo che me lo ricordo. Che cosa è successo? Ero con mio marito che mi ha accompagnata, con Fabio dal primo giorno, mi ha sempre accompagnata a tutto. Si è tagliato anche i capelli, Fabio. Sì. E quando siamo usciti dall'ospedale, quando mi hanno detto nodulo, no? Dice no, vabbè, è un nodulo. Allora io dicevo, beh, è un nodulo, non è un cancro. Tutti pensano così. Nodulo se leva, no? Poi, tornati a casa, un amico medico che stava a cena a casa nostra mi disse la frase che mi spezzò così. Vabbè, Rosa, dai, sarà un annetto di rottura di scatole, poi dai, un annetto. Ho detto, ma che sta a dire? Questo è pazzo. Questo è un nodulo, me lo tolgono, ho finito. Invece lui, essendo medico, aveva capito benissimo che l'avrebbero tolto, però poi sarebbero successe delle cose, come è stato. Oltretutto, vabbè, avevo anche una metastasi, perciò ho dovuto fare una seconda operazione. Chemioterapia, radioterapia, tutto quello che senti, fa parte poi del discorso. Mi ricordo che tu a un certo punto dovevi capire se questi capelli cadessero o meno. Una signora ti ha detto, guardi, cominci a contare. Bravissima. 1, 2, 3, 4, 5... Al 18° giorno. Questa era la signora delle parrucche. Cadere, Quando andai a prendere le misure per la parrucca, in un posto dove si fanno parrucche apposta per... Sì. Non di bellezza, insomma, per queste malattie. Era una signora che parlava romano così. E mi disse, Rossà, conta 18. È stato proprio vero. Al 18° giorno hanno cominciato a cadere i capelli. A ciocche, come capita purtroppo quando si fa la chemio. Però Fabio se li è tagliati e tutti. Fabio se li è tagliati pure bello, lui. Fabio, un atto d'amore, lei una mattina va a fare colazione e trova suo marito Fabio, che è un uomo straordinario, completamente rasato. Sì. Che dice, no, l'ho fatto per te, perché volevo essere vicino. Uguali, vicini. Uguali, sì. Vicini. E ti è stato veramente, cioè ti ha amato moltissimo. Moltissimo. Invece papà, tornando a papà,
quel momento l'ho visto sconvolto. Papà ha un rapporto speciale con te, però era terrorizzato dall'idea di perderti. Certo, no, perché comunque fa le malattie, queste malattie fanno terrore. Ma forse più paura a chi ti sta intorno. Esatto, perché chi viene colpito poi alla si mette fine, a lottare. Esatto, si mette talmente in quel momento pronto alla lotta che non pensa ad altro, capito? E questo è l'obiettivo, però chi ti sta intorno, io ho i figli ancora abbastanza piccoli oltretutto, 11 anni e 15 anni, perciò stavano in casa, erano ragazzini, e affrontare tutto questo che purtroppo capita a tantissime persone, però più ne parliamo meglio è. Meglio è, certo. Perché bisogna continuare a ricordare. Anche perché, sempre. Voglio dire, tu avevi anche una metastasi, sì. E sei qui tranquillamente, esatto. E tutti i tuoi follow-up sono a posto. Esatto. Quindi vedi, sono passati 13 anni. Sono passati 13 anni, quindi ormai sei veramente oltre tutto. Poi a un certo punto invece si è ammalata tua mamma, si è ammalata la signora Lucia. Che donna meravigliosa, Lucia. Donna dolce, sì. Bellissima. E come tutte le figlie femmine, logicamente c'è un rapporto speciale con la mamma, no? Ci sentivamo 10 volte al giorno, uscivamo insieme, andavamo a fare compere. Quando ero incinta dei bambini andavamo a comprare le tutine, Quanti le cose. Anni fa si è ammalata? Beh, mamma si è ammalata una buona decina d'anni fa, però piano piano. Cioè abbiamo cominciato a capire... Perdeva i colpi almeno una decina d'anni fa. Però fortunatamente è stata curata con delle cose all'avanguardia. Tra l'altro fino all'ultimo vi ha riconosciuto, mi ha detto Lino, tuo padre, sì, vero? Sì, sì, è stata curata lì al campus biomedico con delle cose all'avanguardia che hanno mantenuto la malattia sotto controllo per tanti anni. Infatti quello che dico tante volte a papà per consolarlo quando ci vediamo, quando dice mi manca la figura di tua madre, però dico pensa che siamo stati fortunatissimi perché non abbiamo avuto la disgrazia, la tristezza di vedere quel momento in cui avrebbe detto tu chi sei, perché certo. Era così, era normale, è normale in questa malattia. E a noi non è successo perché quando ho cominciato ad arrivare veramente che cominciava a dire ma questa non è casa mia, ha avuto un problema così diretto, un ictus, e è rimasta dopo 15 giorni è successo. Tu hai scritto di recente una cosa che mi ha veramente proprio spaccato il cuore. Ne ho parlato anche con papà. È venuto a mancare tuo nipote, sì. Emmanuel, che aveva 18 anni e ha deciso di togliersi la vita. E tu hai scritto su Instagram e su Facebook, hai detto mammina cara, meno male che non ci sei, perché tu hai tenuto in braccio questo bambino e non avresti sopportato, sì, il dolore di questa perdita. Sì, perché un carattere come il suo non avrebbe sopportato, perché avrebbe continuato a chiedersi perché, cosa che purtroppo immagino si stiano chiedendo i genitori, perché non è nell'ordine delle cose. Figlio del fratello di tua mamma, di mia mamma, Lucia. Molto legati, sì. Mia madre e suo fratello. Che poverino ancora non si era ripreso dalla morte di mamma e gli è successa questa disgrazia che appunto non è nell'ordine delle cose, perché la morte di una persona di 84 anni la puoi accettare perché è la natura, prima o poi ti chiede, ma un ragazzo di 18 anni insomma no, non la mandi giù, soprattutto perché l'ha voluta lui, allora è una cosa terribile purtroppo che capita oggi credo più spesso di prima, probabilmente perché gli si vengono richieste delle cose a questi ragazzi, sì, che non ce la fanno. Vogliamo dire anche senza colpevolezza della famiglia. Ma no, liberiamo la famiglia, perché la famiglia, quando accadono queste cose, è già distrutta scherzi. Dal dolore. Immaginati anche il senso di colpa. Ma sono poverini, assolutamente. È... No, proprio la società, cioè gli viene richiesto di essere sempre... forti, sempre belli su Instagram, sì. Era un ragazzino molto fragile, Emmanuel? Sì, molto altrimenti fragile. Non avrebbe fatto quello che Questo ha fatto. Probabilmente non ha retto la società moderna. Qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a raccontare la storia della nostra ospite Rosanna Banfi. Molte notizie inedite e anche delle cose che non sapevamo. Ma tornate, vi aspetto a Donne al Bivio. Tra poco. Bentornati a Storie di Donne al Bivio e bentornata a Rosanna Banfi. Come sei come mamma?
Ma io penso di essere una mamma... Molto presente. Intanto. Presente ma tranquilla, nel senso che gli ho dato sempre... Non troppo richiedente, insomma. No, molta libertà, molta tranquillità. Quando c'è bisogno, comunque c'è sempre mamma e papà. Poi oltretutto lavoriamo insieme con i miei figli perché abbiamo un ristorante. Buonissimo. Ed è stato, questo è un altro bivio. Questo è un altro bivio. Questo è vero. Un altro bivio che devo dire è importantissimo perché quando. Come avete deciso? Perché non te l'ho mai chiesto. Abbiamo deciso. Sono venuta solo a mangiare. Quelle cose che si dice. Cioè, mamma, per esempio, diceva sempre quando stavamo nella casa in campagna tutti insieme, io e papà in cucina sempre. Ah, voi due dovete aprire un ristorante, voi due. Sono cose che si dicono. Si dicono. Poi. È successo veramente, perché in realtà mia figlia Virginia dopo il liceo ha voluto fare una scuola di cucina, poi si è fidanzata con un cuoco. Perfetto. E poi abbiamo, il mio lavoro cominciava a tentennare, non usciva fuori niente, non usciva... Allora abbiamo detto, invece di aspettare la telefonata, la cosa, proviamo a mettere su una piccola impresa di famiglia. E poi invece il lavoro, siccome, ripeto, tu sei molto brava, ha ripreso, tant'è che sono una cosa molto curiosa. Me l'ha detta papà tuo, dice, pensa che siamo andati a Milano con Rosanna. Ah, gli è rimasta impressa questa cosa. Ha detto, sai, dice, prima, no, gli è rimasta un po' impressa, un po' era tutto un po' così, dice, sai, dice, tutti quanti, Lino Benfi, a un certo punto mi fa, Lino Benfi, ma lei è il padre di Rosanna Benfi? Eh sì, è vero. Sì, perché a questo punto... Sì, a Piazza del Duomo hanno conosciuto prima me te e poi lui. Non era mai successo. Non era mai successo, bellissimo. È stato un momento. Beh, devo dire che Ballando con le stelle mi ha dato proprio una svolta importante. Prima cosa di notorietà. Sì. E poi mi ha dato una voglia di riprovarci. Di riprovarci. Perché sono riuscita a fare una cosa che non avrei mai immaginato di fare, cioè ballare. E oltretutto mi sono divertita tantissimo. Io avrei continuato per altri sei mesi la trasmissione. Ho trovato un compagno di viaggio favoloso in questo ragazzo che si chiama Simone Casula. Sì. Cioè sono stati tre mesi divertentissimi. Assolutamente belli. Senti, Rosanna, se io ti faccio questa domanda, dei bivi abbiamo parlato, no? La stessa domanda che ho fatto a Valeria. La vita, secondo te, ti ha dato di più o di meno rispetto a quanto tu desiderassi e forse... meritassi? No, la vita mi ha dato tanto. Ti ha dato mi tanto. Ha dato tantissimo, perché sono stata una ragazza, un'adolescente fortunata, felice perché una famiglia unita. Ma sì, avevo tutto, cioè, tutto. Durante la mia adolescenza erano gli anni che papà era proprio all'apice. Poi hai avuto l'amore di Fabio? Ho avuto un grande amore che sono 30 anni che siamo avanti. Sposati, più di 30 anni, anzi non ci dimentichiamo due figli bellissimi. Due figli belli, sani, insomma. Ho avuto molto. Poi ci sono stati gli ostacoli, ci sono sempre nella vita, ma è normale che ci siano, servono anche per crescere. Rafforzarsi. Perché, altrimenti... Allora, l'ultima domanda e poi vado a incontrare la nostra terza ospite e poi ci ritroviamo tutte insieme. E la domanda che ti voglio fare è questa. Chiudi gli occhi, la tua piccola felicità qual è? Un momento di felicità. Che cosa ti rende felice? Guarda, te lo dico con una canzone che io adoro, è Perfect Day di... Sì. Perché dice esattamente questo, di Lou Reed, perché dice esattamente questo, una giornata perfetta è una giornata con te, cioè basta, siamo in giardino, beviamo un bicchiere di vino, andiamo al cinema, facciamo una passeggiata. La normalità. Cioè la normalità, la normalità. Stando bene con le persone. Cioè, io fortunatamente ho intorno a me persone. Bellissimo. Sai come dicono gli inglesi? Bene. No news, good news. È vero? Esatto. Così. Grazie Rosanna. Grazie.